Aspetta, questo era solo il riscaldamento. L'ho insegnato io? Ma noi gli possiamo dar fastidio mentre lui fa così? Io direi di sì. Cioè, possiamo anche parlare? Allora, tu sei tifoso della? Cina. Oh. Ti ricordi quando c'era Cecchigori? Sì. Ti piaceva Vittorio Cecchigori? Chi era il calciatore con lo capellone della Fiorentina? È grande Balistuda. Oh, come ci sei rimasto quando è andato alla Roma? Un po' male. Adesso però sta riposando, vedi? Vabbè, così si sta riposando, però adesso è facile, col gomito. Aspetta, e fallo te col gomito. Senti, di Della Valle che ne pensi? Dovrebbe investire. Ah, e Paolo Sosa dovrebbe rimanere a Firenze? Dipende. Dipende. Intanto riesce a parlare mentre fa questa roba complicata. Che noi non riusciamo che stai a farlo facendo neanche camminando? Una calisthenics. Calisthenics, facci un po' vedere. Sì, lo faccio la mattina quando mi sveglio, sì. Prima di far colazione. Ma che ho paura a chiedergli qualche cosa che... ti casca addosso, ti casca addosso. No, beh, adesso mi pare un momento un po'... Beh, complimenti, devo dire, eh? Allora, qui adesso non bravo, abbiamo bravo, pubblico, bravo. Però l'applauso te lo facciamo noi. Righetti, tu sai fare queste cose? Queste una volta le facevo. Con un braccio solo? Pancaro? Sì, certo. Sì. No, sì, spiegaci un attimo adesso. Questa si chiama calisthenics. Sì. Ed è uno sport, io poi lo so, però raccontiamolo anche diciamo a chi ci segue. Diciamo perché che è difficile solo immaginare fare una cosa del genere. No, è una disciplina fondata praticamente al corpo libero, tutto corpo libero. Quindi quello che sia la ginnastica del 1960 o addirittura le basi della ginnastica artistica, come vedete ho fatto alcune posizioni che sono anche in ginnastica. In più c'è uno stile proprio, c'è uno stile proprio. Quindi ognuno è libero di fare determinati movimenti, come ho camminato adesso nell'aria, c'è gente che salta e poi ovviamente puoi specializzarti o nel freestyle o in prove di forza, il che sono trazioni o piegamenti. Quanto ci vuole adesso uno che inizia a fare sport per arrivare, non dico a fare quello che sai fare te? Intanto un minimo di predisposizione immagino ci voglia o ti puoi costruire tutto il fisico? No, puoi costruirtelo da con solo, il tempo. Col tempo, sì. Chiunque può fare questo tipo di sport, praticamente... Un paio d'anni? Cioè Righetti ci mette? No, per te Patrick, allora, tardi, no, io rinuncio, solo... io non ci metto neanche... Non ci io personalmente a livello agonistico sono 2 anni che mi alleno. Prima mi allenavo tranquillamente in altre maniere, comunque non sono mai stato fermo. Ma è tutta forza, Daniel? No, anche agilità. Ovviamente. Serve mobilità, serve... Per questo io sono resistenza. Da... Diciamo c'è un allenamento specifico, ma è aumentare le capacità cardiovascolari, di mobilità, flessibilità, sia elasticità muscolare, forza, potenza, qualsiasi cosa. Dipende da quello che vuoi. Ma lo puoi fare anche, voglio dire, a corpo libero, nel senso sì, immagino tu per te una verticale ci cammini come noi ci camminiamo normalmente, sì, suppongo, sì. No? Ma camminare con la verticale è addirittura più semplice di fare altre cose in verticale. Sì? Sì, perché già mantenere la verticale libera è ancora più difficile. È un po' più complicato. Beh, ci puoi fare una camminata sulla verticale mentre parliamo? No, parliamo noi, vai. No, in noi questo parliamo... caso non parli te, ma insomma parliamo. Io sono affascinato da questa cosa. Sì. Perché... Guardate che tipo di equilibrio che ci vuole, immagino gli addominali per fare. Diciamo che noi faremo un po' più di fatica, diciamo, sì, da anche perché non si sta facendo le flessioni sulla verticale praticamente. Esatto. È una cosa impressionante, veramente impressionante. Oddio. Mi spaventa questa cosa. Beh, complimenti, complimenti bravo, Daniel. Daniel. Bravo davvero. E sì, allora, insomma, niente, abbiamo dato poco a parlare. È andato tutto bene, è stato molto più facile questo che finire il promozionale poco fa.